Benvenuti a Firenze Spettacolo, il mensile che vi porta alla scoperta dei migliori eventi a Firenze e in Toscana. Partiamo dalla cultura perché a Villa Bardini è iniziato il cinema all'aperto, quindi un'occasione in più per scoprire il panorama pazzesco della villa e guardare i grandi film di quest'anno. E ancora cultura perché è fresca la notizia della riapertura del Forte Belvedere e del Museo di Santa Maria Novella. Mentre a Scandicci scoppia l'estate da lunedì 13 con Open City, più di 125 eventi in 15 location diverse. Mentre all'estate fiesolana, mercoledì 15 arriva Neri Marco Re. Il fine settimana in città invece è l'occasione ideale per scoprire le grandi terrazze degli hotel che hanno riaperto con molto coraggio, alcune delle quali sono veramente mozzafiato. Partiamo dalla terrazza Continentale, il Sesto Nardo invece al Westin Excelsior, o se no spostandoci a Fiesole la meravigliosa Villa San Michele oppure l'hotel Villa Fiesole. Mentre per chi è in cerca di cene e ristoranti, il consorzio Chianti Classico mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 propone tre cene con i produttori in altrettanti ristoranti nella campagna toscana. Ma in città invece possiamo consigliarvi la terrazza della fabbrica di Pedavena oppure lo street food sul Lungarno del Tempio a Lato Raia e ancora invece una cena immersi nell'ettaro verde dello Chalet Fontana. Per più informazioni e per molto altro il mio invito è quello di recarvi in tutte le edicole per prendere la vostra copia di Firenze Spettacolo luglio-agosto.